Ok, ci siamo tutti. 93 partecipanti fino adesso qua in riunione. Ok, bene. Vedete? Sì. Sì. Sì, Alessandro, se vuoi Sì. iniziare tu, ecco, e poi mi dici quando vado avanti con le diapositive, ecco. va bene, Maria, inizio io, così poi cerco di essere più rapido possibile, poi lascerò la parola a voi per la parte più sostanziosa dell'incontro. Chi organizza? Io innanzitutto sono Alessandro Lupi, in questa veste partecipo come presidente del Comitato regionale dell'ARI. E oggi abbiamo anche riunito il vicepresidente Stefano De Luomo, probabilmente interverrà dopo. Chi è il comitato regionale? È un organo interno di un'associazione che opera a livello, come dice il nome, a livello regionale, nell'ambito della Regione Lazio, ed è appunto organo interno di un'associazione che è l'ARI. L'ARI è sostanzialmente la più antica associazione che in qualche modo riunisce i radioamatori che operano nel territorio nazionale. È stata fondata nel 27, riconosciuta poi come soggetto giuridico nel 56 o 57, mi pare, e come vedete nella slide, ad oggi ha un numero di soci prossimo ai 15.000. In questo ambito il Comitato regionale è presente praticamente in ogni regione, salvo Piemonte e Val d'Aosta, che pur essendo due regioni ne hanno uno unico, però appunto è un organo interno che sovrintende al funzionamento dell'associazione su base regionale. Di fatto istituisce e chiude le sezioni, valuta i regolamenti delle singole sezioni che operano all'interno dell'associazione e di fatto sovrintende e fa un'attività di verifica di conformità delle attività delle sezioni rispetto allo statuto e al regolamento, allo statuto nazionale dell'ARI. Il regolamento d'attuazione. Questo perché l'ARI è un'associazione in qualche modo accentrata, nel senso che esiste un'associazione unica che ha poi degli organi che operano a livello locale, sia a livello regionale che a livello di comune, nella frazione più piccola sono appunto le sezioni, e il comitato fa sì che tutta questa attività a livello appunto regionale sia svolta in conformità rispetto allo statuto e sia finalizzata al perseguimento degli scopi appunto per i quali esiste l'associazione. In questo caso il Comitato regionale si è fatto promotore dello svolgimento di un corso di preparazione agli esami per il conseguimento della patente per l'esercizio della stazione di radioamatore. Questo perché noi, peraltro, molte sezioni continuano ancora oggi in quei termini, abbiamo sempre fatto un'attività di promozione sul territorio e diciamo, sviluppo del radiantismo e inclusione di nuovi operatori. Questo perché la nostra attività è, no, non ve la definisco sul piano normativo, ma diciamo, basta avere un minimo di cognizione per capire che possiamo fare i radioamatori solo se troviamo altri radioamatori. L'attività da radioamatore in solitudine, diciamo, tecnicamente non è possibile perché declinata pur nei mille modi in cui è declinabile, presuppone l'esistenza di una terza persona, di una seconda o terza persona che faccia da nostro interlocutore. E quindi tra i nostri interessi primari c'è quello di fare in modo che i radioamatori continuino ad esistere e quindi per esistere devono ottenere un titolo amministrativo che consenta l'esercizio della stazione. Per ottenere quel titolo occorre superare un esame ministeriale, quindi da sempre diciamo, l'ARI, tramite le sezioni, si è occupata nel corso del tempo di organizzare dei corsi che potessero preparare quanti interessati al superamento dell'esame per il conseguimento della patente. I corsi tradizionalmente sono sempre stati svolti a livello di sezione e in presenza, come conosciamo, come si è sempre fatto. Ancora oggi alcune sezioni, mi viene in mente Roma, svolgono corsi in presenza. Se avete interesse a quel tipo di attività, poi vedete, le sezioni sono
abbiamo 21 sul territorio regionale, dislocate praticamente in ogni provincia, c'è almeno una sezione, e ribadisco, in alcuni casi vengono svolti con profitto e competenza corsi in presenza. Perché corso online? Perché con gli eventi pandemici, in alcune regioni, alcuni comitati regionali, non potendo svolgere le loro sezioni corsi in presenza, hanno attivato prontamente dei corsi online che consentissero, viste le limitazioni che verano in essere, di poter comunque preparare delle persone per l'esame. Al di là del momento emergenziale, i corsi, si è verificato, hanno dato buoni frutti, sia in termini di possibilità di copertura del territorio, di parti del territorio regionale dove magari la densità delle sezioni è minore e quindi dove le distanze per andare a seguire il corso diventano maggiori e quindi un po' più scomode, sia perché comunque il corso online consente la fruizione anche a chi magari per limitazione d'orario o per altri motivi non ha possibilità di recarsi in una delle sezioni che svolgono i corsi. E quindi in questo caso il comitato quest'anno, il comitato regionale si è fatto promotore di un'attività di organizzazione di un corso online che fosse, diciamo, idoneo e strutturato per la vostra preparazione per la prima sessione utile d'esame, che è quella che verrà tenuta a giugno a Roma. Ovviamente abbiamo, vista l'attività intensa di pubblicità e i contatti che avevamo già in precedenza avuto, in particolare con la Regione Sardegna, l'esito di riscontro è stato abbastanza positivo, il numero di persone interessate pare sia abbastanza consistente, Mariano ce ne indica come oltre un centinaio, e quindi, diciamo, si è messa in campo un'organizzazione che appunto vi consentirà di poter fruire comodamente e da casa con l'uso dello strumento informatico delle lezioni. Esiste, diciamo, un'attività di training in qualche modo che Mariano e il presidente di un'altra sezione hanno fatto lo scorso anno, sempre di corsi online, seppur più limitata, diciamo, nella fruizione, non è stata pubblicizzata come quella avvenuta quest'anno, ma visti i buoni risultati avuti appunto in altre regioni in termini di fruizione e nella nostra in termini di risultato, quanto diciamo all'esito degli esami effettuati, svolti da chi era stato preparato nei corsi online che erano stati fatti, quest'anno è stato pubblicizzato ai massimi livelli in modo che fosse massimamente fruito da chi è interessato alla partecipazione, diciamo, allo svolgimento dell'esame. Vedete nella slide l'elenco delle sezioni. Il corso è strutturato in modo estremamente semplice ed efficace, questo mutuando un modello in essere in altre regioni. Poi nel dettaglio ve lo spiegherà Mariano, lo spiegheranno Mariano e gli altri, però in linea di massima, voi al pari della fruizione del corso online avete la possibilità di avere contatti diretti sul territorio con dei tutor presenti in praticamente ciascuna delle 21 sezioni che abbiamo sul territorio. Questo, nella nostra intenzione, da una parte dovrebbe avere l'effetto di potervi fornire un supporto ulteriore, diretto e personale, su tematiche che verranno trattate al corso, che poi saranno oggetto di d'esame, e secondariamente, ma non dal punto di vista dei nostri interessi, vi consentirà di avere un primo contatto con l'organizzazione associativa e quindi potrete diciamo, avere dei contatti con i nostri soci in sezione. Appunto, troverete dei tutor che verranno indicati come soggetti ai quali vi potete rivolgere, sia per chiarimenti dal punto di vista tecnico, dal punto di vista normativo e soprattutto perché a noi preme dal punto di vista operativo. Non abbiamo molto interesse a formare degli amatori virtuali abili solo nel superamento dell'esame. Al di là dell'esame c'è una parte pratica che deve comunque essere curata, la possibilità di frequentare la sezione e avere contatti con i tutor che li troverete vi darà la concreta possibilità di avere un contatto diretto con l'attività radioamatoriale, con le procedure, con le tecniche e con quant'altro utile a poter poi un domani, avuto titolo, a potervi consentire di entrare nel mondo della radio senza alcuna sorta di difficoltà. Mariano, aggiungo solo un particolare, poi vi lascio la parola. Corso noi d'accordo con i presidenti delle sezioni della regione e anche, diciamo, in difformità rispetto a diversi andamenti
che sono stati in qualche modo tenuti in altre regioni, noi non poniamo condizioni per la fruizione del corso. In altre regioni si è chiesto a chi frequentava il corso di associarsi all'ARI, di pagare un piccolo contributo. Questo da noi al momento è escluso. Riteniamo doverosa, diciamo, la messa a disposizione di ogni energia perché sia data la possibilità a quanti più soggetti interessati possibile di poter frequentare, di poter sostenere con profitto l'esame. Abbiamo però l'intima convinzione che dalla frequentazione delle sezioni, in primo luogo tramite i tutor che si sono messi volontariamente a disposizione, e poi comunque avrete un positivo riscontro con l'ambiente, con la cultura, con lo spirito associativo, e quindi questo diciamo che in qualche modo naturalmente farà sì che poi alcuni di voi rimarranno interessati dalla frequentazione dell'ambiente appunto associativo e magari poi dopo superato l'esame acquistino la qualità di soci. Altro non mi viene in mente, rimarrò in ascolto, interverrò se necessario, e per il momento lascerei la parola a Mariano, che è appunto il capocila in qualche modo, non l'unico ovviamente, poi vedrete gli altri, vedrete, avete contezza degli altri, diciamo che anticipo che l'organizzazione del corso poi nel concreto è stata demandata a Mariano, che è il presidente della nostra sezione di Civitavecchia, a Stefano, che è il presidente della sezione Alto Lazio, e a Luciano, che è il presidente della sezione di Roma, che è poi coadiuvato da un suo socio che ha curato particolarmente l'aspetto della comunicazione. Quindi Mariano, lascerei a te per tutta la parte, credo, per tutti di maggiore interesse da trattare, a te Mariano e poi agli altri che ho precedentemente menzionato. Sì, ok, guardo un attimo perché penso che ci sia qualcuno che abbia chiesto di entrare e procediamo. Vediamo. Qualcuno vuole partecipare? Ammetti. Ok. Allora, siamo sempre in condivisione. Ecco, io avevo fatto questa slide con i nomi di comportamento. Ecco. Siamo tanti, per cui forse è il caso di tenere il microfono spento, tenere spenta anche la videocamera, perché magari appesantisce un po' il flusso internet, per cui qualche persona potrebbe avere delle difficoltà. Quindi, se non strettamente necessario, ecco, se volete intervenire magari verso la fine, quando diamo la possibilità di farlo, potete o alzare la mano o anche mandare dei messaggi nella chat. Vi ricordo che questa presentazione, come tutto il corso, sarà registrata e quindi fruibile poi per la visione, per la consultazione, per lo studio, nel caso poi delle lezioni, anche nei giorni successivi. Da domani sarà. E poi vedremo come nel corso della presentazione è disponibile a tutti quelli che si sono iscritti. Allora, vabbè, il radiamatore, il motivo per fare il radiamatore, ce ne sono tanti di motivi, no? Motivi strettamente personali, al fascino che emana un po' il mondo della radio, la comunicazione, il passatempo, ma soprattutto fra tutte le motivi per scegliere come hobby quello della radio, soprattutto abbiamo messo in mezzo la passione. Come tutti gli hobby, come tutti i passatempi, ci vuole passione. C'è qualcuno che diceva che il professionista, la differenza che c'è fra un professionista, fra uno che lavora, in questo caso che lavora con la radio, e un radioamatore sta nel fatto che il professionista vive di radio, il radioamatore vive per la radio. E questo penso che sia una cosa comune. A tutti quanti gli interessi, insomma, diciamo che l'importante nel fare il radioamatore, che ci permette, un'attività che ci permette poi di fare tante cose,
è quello di mantenere sempre gli interessi e la passione soprattutto. Allora, chi sono i radioamatori? Cosa fanno? Come si diventa radioamatore? La struttura del corso e i costi del corso. C'è Alessandro che va già anticipato, noi non chiediamo, siamo volontari, non chiediamo assolutamente nulla come ARI, CRL, di contributi, non chiediamo neanche l'iscrizione ad ARI per il momento. Poi il momento nel senso sarà poi volontà vostra, se lo vorrete, alla fine del corso, quando diventerete radioamatori, farlo se vi va di farlo. I costi ci sono, comunque ci sono, cioè nel senso alla fine del corso si dovrà sostenere un esame che avrà dei costi e delle tasse, insomma. Adesso poi vediamo. Il radioamatore. Chi è il radioamatore? Il radioamatore è un individuo, c'è qualcuno che mi sembra che vuole entrare, vero? Allora, vediamo un po'. Ok. Il radioamatore è una persona che si occupa della sperimentazione del mezzo radio. Cioè, sono coloro che ancora oggi sperimentano come il padre della radio, che noi riconosciamo come Guglielmo Marconi, italiano, al di là di tutte le polemiche che esistono su chi abbia inventato o meno la radio, certamente è la persona che ha più di tutti contribuito alla diffusione, alla sperimentazione, alla ricerca nel campo della radio. E noi siamo bene o male i discendenti di questo Guglielmo Marconi, che nella sua casa in Emilia-Romagna, per primo, con mezzi rudimentali, inventa la radio e che soprattutto poi, più in là, nel Lazio, inventa quella che è la radio come la conosciamo adesso. Guglielmo Marconi, fra Lazio, la Sardegna, fra tutta una serie di stazioni radio costiere e meno, ha inventato quello che è stato il futuro della radio, cioè ha sperimentato le onde ultracorte, le microonde, i primi mezzi di comunicazioni telefonici via radio e anche i radar. E questo è bello, Marconi. Vi faccio sentire, non so se la qualità della trasmissione ce lo permette, ma due. Non c'è audio. Non c'è audio. Non c'è audio? No, non c'è audio. No, no. Vabbè, strano Nada. perché normalmente passava. Ecco, sostanzialmente era un racconto di Guglielmo Marconi che per primo ha fatto i primi collegamenti transoceanici, quindi l'emozione di sentire il segnale telegrafico. All'epoca la radio era solo telegrafica. Spero, avevo fatto delle prove e l'audio ci stava. Poi non ci sia, è un po' strano, al massimo pure oltretutto. Vabbè, comunque ecco, parlavamo di Marconi, appunto, come inventore della radio. I radioamatori sono stati dipinti, la radio ha sempre esercitato un fascino, per esempio, nella cinematografia. Tanti film sono stati ispirati alla figura del radioamatore, questo qui ce n'è una raccolta anche abbastanza particolare, insomma. E anche nel campo dei fumetti. Ecco qui vediamo Totò,
Topolino e Pippo Radioamatore del 1966, stavo 50 lire, la stazione amatoriale dei Simpson è sempre Topolino, insomma. Però ecco, a parte queste cose ludiche, il Radioamatore fa anche cose serie. Adesso non so, spero che questo video si senta, ma qui era praticamente in occasione del terremoto dell'Aquila il 6 aprile del 2009, i Radioamatori sono stati parte integrante del sistema di soccorso e lo sono tuttora. Cioè, quando si parla di emergenza, i Radioamatori sono sempre stati in prima linea. Spero che si senta, adesso ci proviamo. Muto. L'uscita della scheda, diciamo, del browser deve essere lo stesso con il microfono. Ok, ho capito. Cioè, vabbè, insomma, era il racconto brevissimo di questi interventi fatti dai radioamatori in caso di calamità naturale. Sì, forse ho capito qual è il problema, cercheremo di migliorarlo la prossima volta. Cioè, sostanzialmente io ho dirottato verso le cuffie e invece evidentemente dovrò dirottare l'audio. Vabbè, comunque non era strettamente importante, insomma. Era per dire che appunto il servizio di Radioamatori è comunque una cosa anche seria, insomma. Allora, spesso confusi con i CB e i loro baracchini, i radioamatori sono persone che, dotate di patente e licenza ministeriale, a seguito di un esame, sono autorizzate a svolgere comunicazioni radio su bande di frequenze loro assegnate a scopo di sperimentazione o pubblica utilità senza scopo di lucro. Allora, il radioamatore non si sostituisce alle comunicazioni tradizionali. Le frequenze che sono state assegnate sono assegnate per comunicazioni radio e per sperimentazione radio. Il radioamatore, per esempio, può autocostruirsi le proprie apparecchiature, può sperimentare nuovi modi di trasmissione. Per far questo è richiesto che vengano accertate le conoscenze tecniche e di normativa internazionale e nazionale del radioamatore, per cui è previsto, per poter fare il radioamatore c'è bisogno di sostenere un esame e al termine del quale si ottiene una patente di radiooperatore che autorizza a operare le stazioni già esistenti. Per poter ottenere la nostra stazione c'è bisogno di altri passaggi. Oggi nel mondo vi sono 3 milioni di radioamatori utilizzati, oltre 3 milioni, con la maggioranza in Giappone e Stati Uniti. In Europa il gruppo più numeroso è quello tedesco, 70.000 radioamatori. Regno Unito, e in Italia le stazioni autorizzate superano i 40.000. Prima dicevamo che ARI conta un bel numero di radioamatori, logicamente non tutti i radioamatori autorizzati sono iscritti ARI, per cui sono superiori il numero dei radioamatori italiani rispetto a quelli iscritti all'ARI. Il movimento dei radioamatori costituisce un'inestimabile base di attrazione per carriere scientifiche, progettistiche e tecniche di ogni genere. Si è calcolato che circa il 40% dei radioamatori autorizzati negli Stati Uniti lavora nel campo concernente le telecomunicazioni e l'elettronica e che l'85% di essi fu indotto ad iniziare la carriera in tal senso da interesse per i radioamatori. Cioè, spesso coincidono anche le caratteristiche professionali del radioamatore con quelle strettamente amatoriali. Anzi, il fatto che il radioamatore può andare oltre il semplice aspetto lavorativo, sperimentare appunto, è una bella cosa, è una bella cosa anche per le aziende che assumono e hanno tra le loro organici dei radioamatori. E il radioamatore non è una persona, non è un hobby d'élite, ci sono comunque tanti radioamatori famosi che si possono essere collegati da noi semplici radioamatori. Ecco, qui c'è
un elenco di persone, capi di Stato, attori, principi, eccetera, eccetera, che sono stati e sono radiamatori. Cioè, oltre naturalmente ad avere la maggior parte dei radiamatori sono gente comune. Lari, già ne ha parlato Alessandro, è un ente morale che raggruppa il maggior numero di radiamatori in Italia. Esistono anche altre associazioni, altri enti in Italia, ma la maggioranza dei radiamatori è legata fa parte appunto dell'associazione, originariamente Associazione Radiotecnica Italiana, e da un po' di anni Associazione Radioamatori Italiani. E come dicevamo, è un'attività di istruzione e ricerca che affratella e unisce i popoli e le nazioni. Per i radioamatori non ci sono né barriere linguistiche, né barriere religiose, né barriere politiche. L'attività del radioamatore è una cosa che va al di là dei confini. E in Italia i radioamatori sono particolarmente protagonisti nel delicato settore appunto della protezione civile. C'è una stretta collaborazione tra i radioamatori, molti radioamatori fanno parte della protezione civile. E ARI ha sottoscritto importanti convenzioni e protocolli di intesa con il Ministero dell'Istruzione, con le regioni e le pubbliche amministrazioni, cioè fa la sua attività di rappresentanza dei radioamatori nel mondo, è la rappresentanza italiana dell'Unione Internazionale dei Radioamatori. Allora, come dice il decreto legislativo 259 e il regolamento internazionale delle radiocomunicazioni, l'attività di radioamatore è un servizio, non è un hobby, per loro è un servizio, di istruzione individuale anche per noi, di intercomunicazione, di studio tecnico. Quindi il servizio di radioamatore è un servizio di pubblico interesse, quindi contribuisce al progresso tecnico delle comunicazioni. Ci sono tante cose che sono state sperimentate prima dei radioamatori e poi sono passate al mondo professionale. È a beneficio della comunità, abbiamo visto l'indispensabilità quasi, quando quasi tutte le comunicazioni commerciali cadono, c'è sempre la possibilità di un collegamento anche telegrafico, per esempio anche con un tasto, anche con mezzi semplici tra radioamatori, quindi questa possibilità di tenere le comunicazioni alternative. E naturalmente il radioamatore, per la sua capacità di andare oltre i confini, contribuisce al miglioramento delle relazioni internazionali. Ci sono delle norme di esercizio, non è che noi possiamo fare quello che ci pare sempre e comunque, a parte che abbiamo le nostre bande radio assegnate e non è che possiamo uscire da questi. Quindi però dobbiamo rispettare le norme legislative e dobbiamo avere la patente di radioamatore per poter utilizzare una stazione radioamatoriale. Le comunicazioni le possiamo fare logicamente solo con altri radioamatori muniti di patente autorizzati, la connessione con le altre reti pubbliche e private si può essere fatta solo, ci sono comunque delle eccezioni, solo per emergenze. Le nostre comunicazioni devono essere necessariamente fatte in linguaggio chiaro o con uso di codici riconosciuti, cioè non possiamo oscurare in qualche modo la nostra voce, distorcerla per non renderla irriconoscibile, cioè chi ci ascolta deve capire cosa stiamo dicendo, se parliamo, oppure i codici che utilizziamo, per esempio la telegrafia o per esempio altri codici che vengono trasmessi in maniera digitale, devono essere riconosciuti, devono essere codici che chiunque può usare per poter decodificare i nostri messaggi. Siamo tenuti a trasmettere il nominativo della stazione, cioè quando noi abbiamo una patente di radiooperatore possiamo chiedere l'installazione di una nostra stazione, ci viene assegnato un identificativo
e questo identificativo deve essere trasmesso. Ecco, spesso il radioamatore dice, parla di se stesso con il nome della stazione. Ecco, io ho il mio nominativo IW0DVV, che rappresenta un codice univoco internazionale che rappresenta la mia stazione. E c'è un divieto di utilizzare i segnali di soccorso, per esempio non possiamo lanciare SOS, oppure non possiamo utilizzare frequenze adibite al soccorso. Possiamo intervenire durante operazioni di soccorso come supporto. E c'è il divieto di intercettazione di segnali non OM. Allora, OM sta per radioamatore. Allora, una sigla inglese che indica old man, cioè come vezzeggiativo i radioamatori si chiamano OM, che sta per vecchio uomo, old man. Diciamo che noi possiamo intercettare solo i nostri segnali, se capita di intercettare segnali non radioamatoriali siamo tenuti comunque all'obbligo della segretezza. Ci state? Sì, fino a qui ci siete? Mi date un cenno che siete ascoltando? Sì. Perfetto, ok. Sì, sì. Tutto sì, bene. Sì, ok. Siamo. Ok. Tutto Roger. Roger. Allora, per ottenere la patente di radiooperatore c'è necessità di sostenere un esame. Il programma di esame che è stabilito appunto da quello che adesso si chiama il MIMIT, cioè il Ministero del Made in Italy, dell'Infrastruttura e del Made in Italy, fino a qualche anno fa era il MISE, vabbè, ogni tanto cambiano nome, ma insomma sostanzialmente c'è bisogno di conoscere concetti basilari di elettricità, elettromagnetismo, radiotecnica, i componenti elettronici, i circuiti, come funziona un ricevitore, come funziona un trasmettitore, come funziona una linea di trasmissione e un'antenna, quello che è, come si propaga un segnale radio, come possono essere effettuate delle misure elettriche o radioelettriche, quello che è la protezione dai disturbi e la protezione elettrica. Io aggiungerei pure anche, che va tanto di moda adesso, alla protezione dai forti campi elettromagnetici. Ecco, noi non siamo in realtà sottoposti a molte restrizioni da questo punto di vista, perché rispetto a un impianto di diffusione radio o televisivo non trasmettiamo 24 ore su 24, le nostre potenze sono nettamente più basse, per cui non c'è questa stretta necessità di adeguarsi a quello che è la protezione dai campi elettromagnetici. Ne parleremo comunque. Per poter prendere la patente, per poter sostenere gli esami, ARI, le sezioni italiane di ARI, sono... Che c'è? Potete chiudere il microfono? Che sono circa 300 sezioni in Italia, organizzano parecchie di queste sezioni dei corsi in presenza. Ecco, fino a poco tempo fa i corsi erano quasi esclusivamente in presenza. Noi abbiamo cominciato a fare corsi misti, presenza, online, per esigenze poi derivate post-Covid sostanzialmente. Abbiamo un po' approfittato di quelle che sono le conoscenze, le metodologie acquisite durante la pandemia per poter poi estendere. Ci sono delle regioni, di comitati regionali italiani, come il Comitato Regionale Emilia Romagna, quello toscano, quello siciliano, che sono già qualche anno che organizza appunto questi corsi esclusivamente online. Noi abbiamo cominciato quest'anno, abbiamo già cominciato con un corso misto che ha dato un buon risultato. Adesso cerchiamo di fare questo corso che è prevalentemente, quasi esclusivamente online, con degli interventi di tutoraggio comunque anche localizzati, anche volendo in presenza. Nel Lazio, e io parlo del Lazio, ci sono due sessioni di esame online all'anno, a giugno e a novembre.
Non tutti gli ispettorati italiani del NIMIT fanno due sessioni di esame. Per esempio, in Sardegna l'anno scorso hanno fatto solo la sessione di novembre, nel Lazio giugno e novembre, in altre regioni hanno fatto solo giugno e così via. Per cui noi calibriamo questo corso logicamente sulle due sessioni, per cui chi esce da questo primo corso online è preparato per fare l'esame a giugno. Speriamo che le altre regioni si uniformino a questo modo di operare, perché ecco, noi abbiamo accolto tra i corsisti anche persone che provengono da altre regioni, che in realtà insomma il corso è unico. Il problema sarà vedere, adesso poi ci informiamo su cosa succede per gli esami, quando saranno gli esami per le sezioni di esame, se sono a giugno o a novembre come nel Lazio, in qualche regione sì e in altre no. Volendo c'è la possibilità per quelle persone che provengono da regioni dove sono attivati corsi online, come l'Emilia Romagna, la Toscana, la Sicilia, da altri comitati regionali possiamo indirizzarli presso di loro. Però noi non c'è nessun problema se chi è fuori Lazio decide di fare il corso con noi, insomma. Alla fine dell'esame si consegue un'unica patente. Allora, originariamente, anni fa, c'erano due classi di patenti. C'era l'obbligatorietà di sostenere un esame di telegrafia, che adesso non c'è più. Quindi adesso la patente è unificata, non c'è più bisogno dell'esame di trasmissione telegrafica. Possiamo attualmente trasmettere con 500 watt su quasi tutte le bande assegnate al bocchettone di antenna, poi vedremo quando faremo il corso vero e proprio che significa questo. Ecco, una volta che noi abbiamo ottenuto la patente, possiamo operare stazioni già autorizzate oppure aspirazioni, penso, di tutti quelli che prendono la patente, chiedere il nostro nominativo e poter installare la nostra stazione. Ecco, questo è un pezzo dello spettro di frequenze radio, dove c'è la stellina, significa che lì c'è una banda dove è possibile per il radioamatore operare. Nelle onde medie, nelle onde corte, nelle VHF, poi nelle UHF, nelle microonde e così via. Insomma, in quasi tutte le bande c'è stata assegnata una fitta, anche consistenza a volte di frequenze, dove possiamo operare in modi diversi e con la potenza che dicevo di 500 watt. Cosa fa il radioamatore? Ecco, gli interessi dei radioamatori, cioè i radioamatori che la maggior parte dei radioamatori operano nelle onde corte, prediligono fare collegamenti a lunga distanza, DX sta per lunga distanza nel gergo radioamatoriale, e il DX indica appunto un collegamento con radioamatori in luoghi lontani e rari. Per raro si intende quel luogo dove una scarsa presenza di radioamatori. Quindi molti radioamatori fanno questa attività di ricerca, di collezione, se vogliamo, di prove di collegamento, di collegamenti avvenuti anche in nazioni dove normalmente è difficile avere collegamenti. Addirittura, visto che in molte zone, in un certo numero di zone non esistono radioamatori, non esiste la possibilità di avere stazioni radio, vengono addirittura organizzati da gruppi di radioamatori delle spedizioni, che vengono chiamate appunto DX Spedition, cioè sostanzialmente delle spedizioni in questi luoghi per poter permettere agli altri radioamatori di collegare dei posti altrimenti non sarebbero mai stati collegati.
E qui c'è un po' delle expedition più recenti nella Nord Corea, nelle isole Bue, e così via, insomma. Per ogni collegamento che viene effettuato, i radiomotori si scambiano delle prove, cioè delle prove che consistono in cartoline che vengono chiamate QSL, e questi QSL sono appunto, riportano appunto i dati del collegamento radio avvenuto fra due più stazioni radioamatoriali. C'è chi fa collezione di queste cartoline, anche perché molte sono veramente, veramente belle. E poi ci sono appunto legate appunto a queste attività di collegamenti nazionali e internazionali, c'è tutta una serie di diplomi, cioè se noi colleghiamo un certo numero di stazioni in quelle zone, eccetera, eccetera. Questa è una panoramica di quelli che sono i diplomi internazionali. Ecco, noi quest'anno facciamo anche un diploma nostrano, dedicato ai 150 anni della nascita di Marconi, nel 2024 appunto Marconi compierebbe 150 anni, per cui ci sarà un diploma qua organizzato dalle stazioni marconiane, e poi vediamo cosa sono le stazioni marconiane, sono quelle stazioni commemorative di Marconi. Allora, l'altro aspetto importante è la protezione civile. Quindi, logicamente, ne abbiamo già parlato, i radioamatori intervengono in caso di calamità e con le loro capacità di mettere in piedi sistemi di comunicazione alternative. C'è una stretta collaborazione fra i radioamatori e la protezione civile. Ecco, per esempio, io sono presidente di Ari Civitavecchia. Noi, la nostra sezione sta presso il COI, il Centro Operativo Intercomunale della Protezione Civile. Ecco, abbiamo la nostra sede dentro la Protezione Civile. Poi c'è quella importantissima, quella forse che caratterizza il radioamatore, l'essenza del radioamatore, è quella della sperimentazione. La sperimentazione, quasi tutti i radioamatori la fanno soprattutto sulle antenne, che è il modo più semplice di fare sperimentazione, ma anche sui circuiti. Ecco, noi abbiamo la possibilità di costruire le nostre apparecchiature, le antenne, i trasmettitori, i ricevitori, tutti gli accessori che costruiscono una stazione. Ecco, noi potremmo veramente mettere in piedi una stazione senza comprare niente di commerciale. Ci sono dei siti, ecco, questo è il sito di Ivo Bruniera, del radioamatoripeligni.it, dove c'è una raccolta di progetti, di idee, di sperimentazioni che si possono fare, sono state fatte. C'è la possibilità di fare anche attività spaziale, ecco, per esempio l'attività con la Stazione Spaziale Internazionale. Ci sono anche state fatte dei collegamenti con, vengono fatti collegamenti con le scuole e gli astronauti, che spesso sono anche loro radioamatori, e quindi attraverso stazioni radioamatoriali possono essere contattati, e anche attività via satellite. Questo è un esempio abbastanza recente. Ecco, i satelliti radioamatoriali ce ne sono sempre stati. Normalmente sono satelliti a bassa orbita, ma da un paio d'anni circa c'è la possibilità di collegarsi con un satellite geostazionario che sta a 36.000 km di distanza, è stato inviato in orbita geostazionaria dai radioamatori del Qatar, in collaborazione con AMSAT Germania, AMSAT Inghilterra. Cioè, sostanzialmente c'è stata tutta un unire le forze, sia economiche sia tecniche, per poter mandare su questo satellite. Questo satellite è fisso, quindi con una parabola televisiva e qualche modifica a qualche apparato può essere ricevuto
e può essere anche impegnato in trasmissione, copre praticamente tutta l'Europa, tutta l'Africa, una bella parte dell'Asia e una parte del Sud America. È impegnabile con pochi, veramente con pochissima potenza. Altro, gruppi di radioamatori si dedicano per esempio anche a un'attività come questa. Possiamo andare lontano in vari modi, per riflessione ionosferica, per ponti ripetitori, per satelliti, ma anche per esempio sfruttando il satellite naturale della Terra, la Luna. Quindi usandola come uno specchio, facendo rimbalzare i nostri segnali sia in trasmissione sia in ricezione, noi possiamo andare oltre la curvatura terrestre e raggiungere distanze elevate. A destra c'è un sistema di antenne appunto puntate verso la Luna. In genere sono attività che vengono fatte su frequenze piuttosto elevate. E poi c'è tutto un fiorire da qualche anno a questa parte di modalità di trasmissioni digitali, oltre le tradizionali modi di trasmissione in fonia e telegrafica, c'è stata tutta una serie di trasmissioni che utilizzano il computer per codificare e decodificare trasmissioni di testo, trasmissioni televisive. Possiamo fare anche trasmissioni televisive come radioamatori e ricevere trasmissioni televisive fatte da noi. Sistemi di tracciamento, ecco, abbiamo delle reti APRS che servono per appunto la geolocalizzazione, sono strettamente radioamatoriali. E tutta una serie di possiamo interfacciare a internet i nostri apparati, i nostri ponti ripetitori per poter estendere enormemente quello che è la copertura di una radiolina, sostanzialmente di una radio portatile. Altre attività, per esempio questa è un'attività carina, quella della ricerca delle radiosonde. Vengono mandate giornalmente tante radiosonde per scopi meteorologici o altri scopi di analisi atmosferica, e ci sono gruppi di radioamatori che con le loro apparecchiature le inseguono e le recuperano. Qui non ve lo faccio vedere a questo punto perché non si sente l'audio, ma sostanzialmente è un radioamatore di Aria Alto Lazio che praticamente va al recupero di una sonda meteorologica che è stata lanciata dalla Corsica ed è atterrata sulla costa di Civitavecchiese. Altra attività che in genere viene fatta in portatile e a bassa potenza è quella su Mid-on-Air, cioè la SOTA, oppure POTA, i Parkson-Bear, cioè nel senso molti radioamatori coniugano quello che è un'attività all'aria aperta con la loro passione radio, quindi scalano montagne, vanno in parchi naturali, vanno su isole per trasmettere da questi posti. Si caricano in uno zaino le loro apparecchiature, le loro antenne e le montano in maniera estemporanea. E questo denota anche la capacità appunto del radioamatore di poter utilizzare una stazione radio in condizioni estreme, insomma è un bel esercizio. E praticamente c'è questi collegamenti vengono fatti con bassa potenza, come vedremo poi non c'è sempre la necessità di avere grandi potenze per poter fare dei buoni collegamenti radio. E poi c'è il classico, la trasmissione radio nasce con Marconi, la telegrafia senza fili appunto, trasmettendo segnali morse. È il modo più semplice, se vogliamo, di poter trasmettere. Aspetta, do un'occhiata se qualcuno deve entrare. Ok. C'è
C'è il modo più semplice, quel modo originario con cui nasce la radio. E ci sono molti, molti, molti cultori ancora della telegrafia. Ci sono tanti radioamatori che si dedicano quasi esclusivamente alla telegrafia, perché è un modo, se vogliamo, semplice, efficace ed affascinante. Poi in una delle lezioni, quando parleremo delle modulazioni, vedremo cosa caratterizza la telegrafia rispetto a tutti gli altri modi di trasmissione e cosa la rende così efficace. Allora, e poi naturalmente noi sperimentiamo. Quindi come radioamatori siamo forse legati un po' al passato quando parliamo di valvole, di telegrafia, di vecchi apparati, di vecchi modi di trasmissione, ma anche siamo proiettati verso il futuro quando ci mischiamo, diventiamo quelli che sono adesso, vengono chiamati i makers. C'è Ari Roma che ha partecipato con degli stand quest'anno ai Maker Faire e ha avuto un successo straordinario, perché di fatto i radioamatori sono sempre, sempre stati quelli che adesso vengono definiti makers. C'è una commistione fra l'elettronica, i microprocessori, l'elettronica digitale e le attività radioamatoriali. Ormai c'è tanto in comune, per cui, perché no? C'è spazio per invenzioni, spazio per sperimentazioni, spazio per fare cose. Come diceva Marconi, la lunga esperienza mi ha insegnato a non credere sempre nei limiti indicati da considerazioni puramente teoriche. Questi, come ben sappiamo, cioè i limiti, si basano su una conoscenza insufficiente di tutti i fattori rilevanti. Cioè, sostanzialmente, nella sua carriera di radioamatore e di imprenditore della radio, si è trovato spesso Marconi contro chi gli diceva che non potevano funzionare certe cose, e lui comunque ha sperimentato e ha fatto vedere al mondo che certe cose, indipendentemente dalla teoria, funzionavano. Questo perché la teoria potrebbe essere limitata e solo la sperimentazione può in realtà portare a nuove teorie, a nuove teorizzazioni, a oltrepassare dei limiti che sono solo concettuali spesso. Allora, parliamo un po' come si fa. L'ammissione agli esami e l'esonero. Il programma d'esame è definito dal Ministero delle Infrastrutture e del Made in Italy. Programma che prevede dei basi di fisica e principio di circuiti elettrotecnici, basi di elettronica, di componenti elettronici, basi fondamentali di radiotecnica e i regolamenti, perché ci sono dei regolamenti nazionali e internazionali che regolano appunto la nostra attività e noi dobbiamo conoscerli. Allora, questi sono degli esempi delle basi di elettronica e elettromeccanica, conoscenze della carica elettrica, le correnti continue, correnti alternate, le faremo tutte. Elettrostatica, elettromagnetismo, circuiti in corrente alternata, circuiti risonanti, trasduttori e strumentazione, accenni sui tubi a vuoto. I tubi a vuoto, sempre le valvole, sono sempre state attualmente anche utilizzate, e quindi qualche cenno sulle valvole lo faremo, anche perché è previsto appunto dal programma d'esame, e i dispositivi a stato solido, cioè i transistor, i circuiti integrati, i microprocessori, cioè sono quelli che attualmente la fanno da padrone nel campo dell'elettronica. La radiotecnica, i circuiti amplificatori, le modulazioni, cioè praticamente come trasportare l'informazione su una radiofrequenza, gli alimentatori, le tecniche, gli apparati, il ricetrasmettitore e le antenne e come si propaga le onde radio.
E qui c'è una parentesi. Allora, chi dimostrava di aver sostenuto di avere delle conoscenze tecniche equivalenti a quelle richieste per l'esame, poteva prendere la patente senza sostenere l'esame. Da poco tempo, in realtà, l'esonero non è più totale, ma è un esonero parziale. Quindi, se si è in possesso di diploma di tecnico in elettronica o equivalente, conseguito presso un istituto statale o un vicino dello Stato, una laurea in ingegneria della classe di ingegneria dell'informazione, industriale equivalente, diploma di radiotelegrafista di poi, questo è tutto un elenco di possibilità che ci permettono non più un esonero totale dell'esame, ma parziale. Significa che noi, che chi è in possesso di questi requisiti, deve sostenere la parte dei regolamenti e codici. Dall'anno scorso, allora, ci sono state varie modalità di esame. Si è passati dalle prove scritte alle prove orali, alle prove a quiz. Attualmente gli esami sono strutturati in 30 domande di a risposta multipla per quanto riguarda la parte tecnica e 20 domande a risposta multipla per quanto riguarda le parti regolamenti e codici. Al totale di queste domande bisogna rispondere per il 60%, cioè sostanzialmente su 30 domande su 50. Chi sostiene l'esame solo con esonero parziale, solo per regolamenti, deve rispondere comunque al 30% di quei 20, domande. Questa sta al vostro arbitrio, cioè se voi siete in possesso di qui, chi è in possesso di quei titoli? Secondo me la parte delle 30 domande tecniche dovrebbe perlomeno rispondere senza problemi. Fare solo la parte amministrativa secondo me potrebbe anche essere rischioso, perché noi dobbiamo rispondere a 12 domande sostanzialmente di queste 20, quando possiamo rispondere a 30 in totale, magari tutte tecniche. Cioè è una cosa un pochetto confusa secondo me. Però ecco, valutate anche se è il caso, magari se avete dei titoli per l'esonero parziale, di fare l'esonero parziale o comunque sostenere l'esame completo. Ecco, al centro di tutto ciò ci sono gli ispettorati. Ispettorati, ecco, che nel Lazio è accorpato con l'Abruzzo, quindi i residenti nel Lazio e nell'Abruzzo faranno capo lo stesso ispettorato. Questa è la pagina del sito internet, appunto, dell'ispettorato. Altre regioni hanno altri ispettorati che purtroppo non regole non armonizzate, soprattutto per quanto riguarda l'esame, è quello, gli argomenti sono quelli, ma per quanto riguarda appunto le tempistiche, cioè le sessioni di esame che vengono spesso fatte solo una volta all'anno e non due volte all'anno come si faceva prima, come continua a fare il Lazio Abruzzo, giugno e settembre. Allora, per poter fare l'esame c'è bisogno di presentare una domanda in carta bollata, 16 euro sulla carta bollata, c'è bisogno di fornire una marca da bollo da 16 euro che poi andrà applicata sulla patente, e c'è bisogno di pagare un 25 euro di tassa proprio di esame. E tutto questo per la sessione di giugno entro fine maggio. Quindi entro fine maggio va presentata questa domanda. E dopo aver ottenuto, allora se noi poi rinunciamo o non passiamo all'esame di giugno, c'è sempre la possibilità di farlo a novembre, pagando solo ancora 25 euro e fornendo solo una domanda con la marca da bollo, cioè una marca da bollo in meno sostanzialmente, perché quella fornita a giugno l'ispettorato la tiene, ormai
anche lì sì, andiamo sulla parte informatica, cioè sostanzialmente non trasmettiamo più nemmeno la marca da bollo, ma una dichiarazione che questa marca da bollo è in nostro possesso e è stata annullata. Dopodiché, con la patente di radiooperatore possiamo richiedere il nominativo di stazioni, quello che il mio è il W0DVV, attualmente siamo a IU0, I sta per Italia, la seconda lettera sta attualmente è una cosa progressiva, 0 parliamo della regione Lazio-Abruzzo, altre regioni d'Italia avranno un numero diverso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a seconda delle regioni. Nel Lazio stiamo parlando di attualmente IU0 e tre lettere che seguono lo 0. L'impianto di, avendo avuto il nominativo della nostra stazione radio, possiamo chiedere appunto, possiamo essere autorizzati a installarla, questa stazione, senza costi a quel punto, se non il pagamento che era 5 euro all'anno fino all'anno scorso, e attualmente invece vogliono 10 anni anticipati, cioè sostanzialmente attualmente viene rilasciata un'autorizzazione all'installazione con il costo di 50 euro una tantum, che vale per 10 anni. Al rinnovo dell'autorizzazione, perché l'autorizzazione vale 10 anni, la patente non ha scadenza, ma l'autorizzazione per l'installazione della stazione va autorizzata ogni 10 anni, c'è bisogno di pagare appunto sta tassa che prima era annuale 5 euro, attualmente è 50 euro per i 10 anni successivi, per 10 anni. Qualcuno si lamenta di questa scelta del Ministero, altri invece ne sono contenti perché così non ci pensano più per 10 anni, vabbè, queste sono cose individuali. L'impianto, l'esercizio della stazione di radioamatore è consentito a chi abbia la cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea, abbia età non inferiore a 16 anni. Allora, non c'è limite d'età per prendere la patente, ci sono dei ragazzi anche di 12-13 anni che hanno preso la patente di radiooperatore, ma per avere l'autorizzazione bisogna avere almeno 16 anni. E si appunto deve essere in possesso della relativa patente e non bisogna aver riportato condanne per delitti non colposi, appena restrittiva superiore ai 2 anni e così via, cioè, diciamo, è una questione di fedina penale sostanzialmente pulita. Quindi dopo il corso di preparazione si fanno gli esami, dopo gli esami richiediamo un nominativo. Avuto il nominativo, possiamo essere autorizzati a installare la stazione. A quel punto si può operare autonomamente. Con la patente si può comunque operare, ma le stazioni già autorizzate, cioè le stazioni degli altri radioamatori. Mentre con il proprio nominativo si può installare la propria stazione e poter appunto operare la propria stazione con il proprio nominativo. Ma come si diventa davvero radioamatori? E qui entra in gioco appunto quello che sono le sezioni ARI, che sono gli altri radioamatori. Vabbè, si prende la patente, si frequentano altri radioamatori e si fa pratica con altri radioamatori. Perché? Perché lo studio sì, è teorico, l'esame è teorico, ma per poter operare bene come radioamatore c'è bisogno di una pratica che si fa con gli altri radioamatori presso le sezioni ARI o altre sezioni. Quanto costerebbe una radio? Allora, i costi, poi vediamo quali sono i costi della patente e della licenza, e dipende dalle condizioni, se non ho usato, dal tipo di radio, se è portatile, veicolare, base, dall'utilizzo, UHF, VHF, diciamo che una radiolina cinese VHF, UHF, sta sui 50 euro, quindi dai 50 euro in su possiamo operare, avere la nostra radio. Se operiamo in telegrafia forse si può anche scendere sotto i 50 Hz, però vabbè, diciamo che il minimo indispensabile appunto è quella radiolina che costa una cinquantina d'euro, che ci permette di andare in FM, modulazione di frequenza,
in diretta e sui punti radio. Quanto costa il corso? Allora, il corso, come dicevamo, è completamente gratuito, basandosi sull'attività volontaria dei nostri associati. Eventualmente, se avete necessità di leggere qualche cosa di organico, c'è il manuale di Nerio Neri, Radiotecnica per radioamatori, che costava 15 euro, adesso mi pare commentato intorno ai 17 euro. E noi comunque non lo teniamo strettamente indispensabile, perché comunque noi forniamo le lezioni e il materiale necessario per lo studio. Se vuoi, ma sarà una tua scelta, ti potrai iscrivere dopo di essere diventato radioamatore come socio effettivo ARI, o volendo anche durante il corso come socio Radio Club. In questo caso riceverai la rivista dell'associazione, Radio Rivista, e vabbè, potrai frequentare tutte le 21 sezioni della regione, ma in realtà, come abbiamo visto prima, per scelta del CR Lazio, noi facciamo frequentare le sezioni anche a chi non è iscritto a Radio Club. Vediamo un po' un attimo se c'è qualcuno che ha difficoltà a entrare. Puoi partecipare, ok. I costi complessivi, quello che dicevo prima, 25 euro di tassa d'esame, 16 euro più 16 euro per due marche da bollo, una da apporre sulla domanda d'esame e l'altra da il bollo per la patente. Se vogliamo il nominativo, dobbiamo spendere altri 16 euro per la richiesta del nominativo. Una volta ottenuto il nominativo, abbiamo 30 giorni di tempo per poter chiedere l'autorizzazione. E l'autorizzazione, che una volta era 5 euro all'anno, adesso vale 10 anni, ma costa 50 euro una tantum per 10 anni. Quindi per diventare radioamatori il costo è questo, 123 euro per avere la nostra stazione, per avere la nostra sigla e essere autorizzati alla nostra stazione. Le scadenze. La patente non ha scadenza, l'autorizzazione generale deve essere rinnovata ogni 10 anni, quindi ogni 10 anni c'è la necessità di chiedere il rinnovo dell'autorizzazione, quella che era una volta la licenza, pagando quei 50 euro ogni 10 anni. Questo è il nostro programma del corso. Noi l'abbiamo strutturato in una lezione a settimana, tenuta il lunedì, sempre in ore serali, perché da sondaggi vari sono le ore più adatte, cioè nel senso che la maggior parte delle persone hanno degli impegni fino a tardi, quindi preferisce questi orari. Quindi tutti i lunedì, il giorno dopo saranno disponibili le registrazioni, le presentazioni e le registrazioni e altro materiale didattico sul sito. Ecco, noi questa registrazione della presentazione la lasciamo comunque libera, perché è una presentazione, quindi se qualcuno vuole iscriversi anche nella settimana successiva, ma anche dopo la prima lezione, può farlo, perché in realtà non perde tanto, e la prima lezione effettiva ce l'abbiamo il 22 gennaio. Abbiamo previsto dopo ogni due lezioni una serata di verifica, in cui andiamo a verificare l'apprendimento dei concetti delle lezioni precedenti. Facciamo anche qualche quiz, perché non dimentichiamo che poi alla fine andiamo a fare un esame composto da quiz a risposta multipla. E per cui abbiamo appunto diviso, insomma, dei gruppi di lezioni con degli approfondimenti e delle verifiche.
La lezione 6, quella ne facciamo una sola con un'altra giornata comunque di approfondimento, quindi due lezioni sulla normativa, è in verde perché quello è il limite, cioè volendo chi chiede di sostenere solo l'esame parziale può fare solo quella lezione lì. Io lo sconsiglio, però va bene, è una possibilità. Tutte queste lezioni tutte saranno poi poste sul portale. Abbiamo creato un portale che è patenteradio.it, dove io ho già inserito tutti i partecipanti sono stati, tutti gli iscritti al corso sono stati inseriti come utente. Adesso poi vediamo come entrarci. E lì ci saranno il calendario di tutte le lezioni, cioè il calendario di tutte le lezioni con gli accessi. Per esempio, la giornata di oggi, l'accessibilità è per domani, quando viene messa appunto in rete la registrazione, per la lezione del 22 sarà il 23 e così via. Vediamo subito come entrarci. Allora, questo è il portale. Bisogna fare il login. Il login può essere fatto come ospite, ma tutti voi che vi siete iscritti con la vostra email. Quindi mettete, adesso io faccio un esempio con un'email creata fittiziamente. tester.it. Qui mettete la vostra email. La vostra email deve essere con tutte le lettere minuscole. Il sistema non accetta lettere maiuscole, quindi se io scrivevo qui una T maiuscola non me l'accettava, deve essere minuscola. La password, io ho fatto per tutti una password che è che poi vi comunicherò, ma insomma è una sola alla fine. Quindi entrate con il vostro indirizzo di posta elettronica con password, facciamo vedere, al posto dello zero e entrate. Allora, siccome non gli piace quella password perché è troppo semplice, vi chiederà il sistema di cambiare la password. Quindi mettete la password, quella che vi è stata fornita, la password, password con lo zero al posto della O, mettete un'altra password, mettiamone una a caso adesso, ok. Sostanzialmente io adesso ho messo una password così, voi scegliete, avete c'è bisogno di regole, deve avere maiuscole, minuscole, a caratteri speciali, però è specificato qua sopra. Ripetete. Ok. Posso anche selezionare da qua sopra l'italiano, adesso io non l'ho selezionato, ma c'è l'italiano. Ecco, questa era un utente di prova creato appunto, possiamo mettere in italiano, per provare il sistema, no? Ma me la fa ricambiare, perché mi sono sbagliato qualche cosa, no? Adesso. Allora, okay, password. No, l'ha già accettata evidentemente. Ok, va bene. Allora, sì, infatti io sono già collegato come utente di prova. Ok, allora, se io vado nella home, ho gli esami. Se
clicco sugli esami, c'è la presentazione e poi ci sono tutte le lezioni con l'accesso vincolato. Ecco, la prima lezione sarà sbloccata il 23 gennaio e così via. Cioè il giorno dopo la data in cui viene tenuta la lezione. Il 22 gennaio ci sarà la prima lezione e il 23 gennaio qui ci saranno appunto tutti i materiali della prima lezione e così via. Questo fino al 10 giugno. L'esame nel Lazio si prevede che sia verso fine giugno, per cui è calibrato verso per questo. E niente, voi entrate appunto con la vostra... che possiamo provare se già presa, adesso vediamo se entro con... Tester, vediamo un po' la nuova password. Siamo entrati, ok, ovviamente riprovo. Niente, l'avevo già presa perché quando ho messo inglese, evidentemente in italiano e inglese era rimasto lì. Però ecco, insomma, entrate con la vostra email, con password che al posto della O ha lo 0 e vi chiedete di cambiare la password. A quel punto avete il vostro spazio con tutto quello che ne consegue, potete appunto avere i file personali e così via, insomma. Tutto chiaro fino adesso? Ok. Sì. Sì. Sì, sì, complimenti. Okay. Yes. Allora, altra cosa. Sì, tutto. Allora, noi vi consigliamo comunque di fare gruppo. Allora, io vi ho già inserito su WhatsApp con i numeri di telefono che la maggior parte di voi mi ha fornito, non tutti. Io comunque vi consiglio, se non WhatsApp, perché magari è un ambiente un po' caotico, potete comunque utilizzare le mail per mettersi in contatto con noi. Io vi consiglio anche, questa qui ve lo lascerò come link, di utilizzare questo spazio che si chiama Discord, dove c'è la possibilità di interagire, di comunicare via video, via chat, via voce tra gli utenti registrati. Capisco, è una registrazione in più, comunque è uno spazio dedicato a Rici, cioè Lazio Formazione, insomma. Dove potrete trovare lì, poi lo struttureremo anche in modo da avere i tutor per le varie province, le varie regioni, insomma. Ok, l'ultima diapositiva, suggerimenti per lo studio. Sì, vabbè, non sono argomenti, all'inizio soprattutto non sono argomenti complicati, lo diventano poi magari mano a mano. Diciamo, non tutte le lezioni sono allo stesso livello di complicatezza, sono state strutturate per avere delle basi e anche una parte di approfondimento. Cioè, le basi servono per poter superare l'esame, l'approfondimento diventa una cultura personale, per cui decidete un po' voi a che livello voi volete spingere, però diciamo che la base c'è per poter sostenere l'esame. E seguite le lezioni anche se non riuscite a seguirle in diretta, però sono registrate, quindi le seguite. Se c'è qualche problema, avete i tutor a disposizione che vi potranno rispondere alle vostre domande. Durante la settimana dedicate almeno un 10-15 minuti a ripassare le cose, non tutti insieme perché magari potrebbe essere un problema di tempo, di saturazione, insomma, no? Se avete dubbi e domande, chiedete, non rimandate la prossima volta, esercitatevi a parlare. Allora, qui ci sono in questo gruppo anche persone che sono diventati radiamatori da poco, si sono anche offerti loro volontariamente di poter aiutare, quindi di poter insegnare, perché, come diceva Seneca e qualcun altro, c'è un duplice vantaggio nell'insegnare, perché mentre si insegna si impara, ma è logico, cioè nel senso, sostanzialmente. E allora gli sbagli, i
problemi, qua sotto io ho scritto Telegram, ma noi non utilizzeremo Telegram. L'errore sta sempre dietro l'angolo, per cui anche il formatore, anche il tutor, anche chi vi segue può fare degli errori. Sicuramente però una persona che deve insegnare una cosa agli altri cercherà di non dire stupidaggine sostanzialmente, quindi di informarsi precedentemente, anche se magari la domanda è strana, ma insomma, cioè, io quello che vi spingo a avere dei rapporti, un modo collaborativo, insomma, c'è gente che sa le risposte, altri che non lo sanno, a chi non sa, ecco, magari tollerante e collaborativo. Io come presentazione ho finito, abbandoniamo la presentazione, eccoci qua, ritorniamo a noi, ci sono due persone che stanno, cioè, ci sono delle mani alzate, vediamo un po'. Buonasera. Allora, Gennaro Moglio alla mano alzato. Ok, dici tutto. Senta, ma le due medie non si sono capite, non si riesce a leggere. È troppo piccola la scrittura, la potrebbe ingrandire? C'è il microfono chiuso, Mariano. Sì, Mariano. Ma dico, cos'è che non si riesce a leggere? Dicevi? Non si riesce a leggere due mail che lei ha fatto. Ah, cioè nelle mail il carattere è troppo piccolo. Dici? Confermo. Ma diciamo che quello lo puoi ingrandire pure te quando ti arrivano. Comunque, vabbè, la prossima volta cercherò di mandare direttamente un carattere più grande. Ok. Va bene, no, giusto. Grazie. E di che? Francesco ha alzato la mano. Sì, avrei una domanda che riguarda il quando si riceve la tessera, cioè quella che attesta che effettivamente sei un radioamatore. Sì. E, la mia domanda è, appena io ricevo... appunto, diciamo, l'attestato, la tessera da radioamatore, però non voglio la normativa che poi devo rinnovare ogni 10 anni. Cioè, tu basta avere la patente, sostanzialmente. Esatto, cioè, quindi se io ho quella, comunque è un qualcosa che comunque sia, mi permette di lavorare come radioamatore. Anche se non in proprio, però comunque mi permette di andare a lavorare. Ti autorizza ad operare stazioni di radioamatori già autorizzati. Cioè, allora, se tu vai, per esempio, se frequenti le sezioni ARI, e la sezione ARI hanno dei nominativi loro, cioè in genere sono IQ numero e una sigla, per esempio ARI Civitavecchia IQ0CV, puoi operare con quella... con la patente, quella sigla radioamatoriale, con la supervisione logicamente del responsabile di quel nominativo. Cioè, puoi operare altre stazioni radioamatoriali, altri nominativi autorizzati, già autorizzati. Ah, ok. Però non puoi installare la tua stazione. Per installare la tua stazione a casa tua ti serve il nominativo tuo e l'autorizzazione. Ok, perfetto, grazie mille. Poi ho visto due hanno alzato la mano, Salvatore Martucci e Flavio. Adesso non so chi di due ha alzato per prima. Vabbè, Salvatore e anche Walter. Allora, vediamo la cronologia. Apri coda. Ok. Mani alzate. Non me la fa vedere la cronologia. Vabbè, penso che non vi offendete, comunque ognuno di voi parla, facciamo parlare la prima. La cronologia, Giuseppe Musina. Giuseppe Musina, ok, allora, Giuseppe Musina. Buonasera a tutti, io sono Giuseppe dalla Sardegna. Una domanda specifica. Il corso, cioè, perlomeno l'esame, si svolgerà anche qui in Sardegna? Chiedo soprattutto poi se ci sono colleghi presenti che hanno già il patentino e hanno sostenuto l'esame.
Poi l'altro quesito che vi metto, io sono in possesso dell'eventuale esonero parziale, però sono convinto, come ha detto Mariano, di seguire completamente il corso anche per rinfrescare la vecchia memoria, sostanzialmente. E poi in fase di esame posso decidere se farlo tutto insieme. Diciamo che quando fai la domanda entro fine, allora per la sessione di giugno è entro fine maggio la domanda, devi decidere entro fine maggio se farla con esonero parziale oppure fare un esame totale. Per da noi, però per la Sardegna, io adesso c'è Roberta Laimo che forse ti può dare qualche cosa, perché per la Sardegna l'anno scorso hanno fatto solo l'esame a novembre, per cui c'hai molto tempo, se lo fanno solo a novembre. Speriamo che lo facciano a giugno, speriamo di sì. Lo togliamo. Poi se poi riusciamo col gruppo Sardegna a fare un gruppo WhatsApp extra. Sì, sicuramente. Non dico di no, mettiamola così. Sì, perché okay. No, ti dico, poi allora, io ho l'impressione pure che in molte regioni la data dell'esame la stabilisce anche le domande che pervengono all'ispettorato. Allora, se in Sardegna ci stanno parecchie domande che pervengono a fine maggio, possibilmente prima di fine maggio, molto probabilmente faranno anche la sessione di giugno. Se non hanno domande, mandano tutto a novembre, perché l'obbligo che hanno è di fare almeno una sessione d'esame. Per cui se hanno domande tante, ne fanno due, se ce ne hanno poche, no. Ok, perfetto, così alla grazie fine. Okay. Poi chi c'era? Ferraiolo, ok. Una buona serata a tutti. Sì, io volevo implementare la domanda di Giuseppe, nel senso, io ho provato già a contattare sia via Messenger sia via Facebook, perché è vero sì che io sono residente a Cagliari, ma il problema è che sono domiciliato su nel Lazio, quindi volevo capire bene dove poter effettuare l'esame. Sì. Capito? Se vale la residenza, quindi l'esame viene effettuato qua in Sardegna o eventualmente devo farlo a Roma, anche per una questione di praticità di spostamenti o... Sì, certo. Guarda, penso che Alessandro Lupi, il presidente, che lui è avvocato, ci può dire qualche cosa. Ci stai, Alessandro? C'è? Non lo vedo più, Alessandro. Vabbè, sai che è caduto da lì. Comunque, scusa se intervengo, Mariano, quello che conta è la residenza. Se lui ha la residenza in Sardegna, l'esame deve farlo in Sardegna. Quindi il domicilio non conta, giusto? Va fatto solo nella località di residenza, corretto? È corretto, conta la residenza, sì. Comunque, ecco, una domanda che io ho già posto, però ancora non ho ottenuto risposta, la sollecito, nel senso che gli ho chiesto sta cosa al dirigente, non mi ha risposto. Cerchiamo di capire, ma molto probabilmente in Sardegna. Va bene. Un altro quesito ancora avevo, se appunto c'è una sorta di newsletter, ecco, per rimanere aggiornati su quelli che sono anche a livello locale eventuali eventi o workshop organizzati da ARI sul territorio, ecco, regionale, che sia dell'uno o dell'altro, insomma, se ci sono eventi o workshop organizzati. Sì, io ho inserito comunque in una mailing list dove ci siete tutti, per cui qualsiasi evento me lo mandiamo per newsletter. Sì, e poi ci saranno logicamente anche altri eventi già programmati o da programmare in cui si può andare in presenza. Ecco, poi questo sarà in base alla dislocazione delle persone, ecco. Perfetto, va benissimo. Perché nei prossimi giorni cerchiamo un po' di dividere, di darvi riferimenti fisici, insomma. Poi chi c'è? Mariano, sì, col tuo permesso, io darei un attimo la parola a Roberto, IS0 GMA, di fatto il punto di riferimento per la Sardegna, così insomma dice un po' lui come intendono organizzarsi. Okay.
Roberto, ci sei? Sì, sì, buonasera okay. A tutti, grazie. In bocca al lupo per tutti. E ovviamente ringrazio il Comitato Regionale Lazio e voi tutti, Mariano, Luciano, Stefano, insomma tutto lo staff per quanto state facendo, dell'opportunità che date anche a degli iscritti, diciamo futuri iscritti qui da parte della nostra Sardegna. Noi l'anno scorso, come ha detto Mariano, hanno partecipato tre da Olbia che poi si sono iscritti all'Aria Radio Club, due hanno passato l'esame, di cui uno di 19 anni, l'altro causa motivi di lavoro non è potuto andare, però è iscritto a questo corso di quest'anno, e forse ne abbiamo in ipotesi anche un altro che è collegato qui anche stasera. Come giustamente hai detto tu, l'anno scorso a giugno non è stato fatto, è stato fatto a 10-11 novembre, c'erano 27 partecipanti e sono passati 22, quindi diciamo è stato fatto a Cagliari, giusto per gli amici diciamo sardi, si fa presso l'ispettorato territoriale della Sardegna a Cagliari, quindi non abbiamo al momento notizie se si farà o meno verso giugno, dipenderà probabilmente anche dal numero delle domande. Io presumo che anche quelli che per motivo o per l'altro non sono passati ci ritenteranno, ce ne saranno altri, però non mi posso sbilanciare perché non è un aspetto di nostra o mia competenza, però negli ultimi anni l'hanno fatto sempre a novembre, anche nel periodo dei Covid, su piattaforma online, insomma, ecco. Poi per gli amici che hanno parlato prima, come hai giustamente detto tu, nel mio piccolo, io sto a Olbia, nel mio piccolo, insomma, come punto di riferimento, ben volentieri potremmo fare un gruppo separato, quello che si desidera, sempre compatibilmente alle necessità, alle esigenze del corso e dell'organizzazione. Grazie a te, Mariano. Sì, io voglio aggiungere una cosa. Ecco, noi abbiamo dei contatti a livello nazionale per i corsi, no? Attualmente. Già una cosa che ne avevamo già parlato negli incontri che abbiamo fatto precedentemente, ma si auspica che Ari Nazionale intervenga presso gli ispettorati per uniformare un po'. C'è qualcuno che vuole partecipare? Alessandro è uscito, ok. Alessandro, ci sei? Sì. Okay. Cioè, nel senso che un intervento per uniformare le sezioni di sessioni dei corsi, secondo me, va fatto. Ari sta in contatto appunto con le strutture del MIMIT, quindi penso che sia nell'interesse di un eventuale, ecco, diciamo che attualmente noi stiamo facendo i corsi regionali. La prospettiva futura è quella di fare corsi a livello uniformati a livello nazionale, quindi questa uniformazione a livello nazionale deve presupporre appunto che esistano delle scadenze univoche, perché sennò diventa veramente un problema. Per cui sicuramente Ari si farà carico, Ari Nazionale, di intervenire presso i vari ispettorati per cercare di capire se si può appunto avere dell'uniformità nelle sessioni d'esame. Allora, andiamo avanti con, raccogliamo tutte le... Sì, le mani alzate. Salvatore Martucci. Salvatore Martucci. Sì, sono io. Ecco, volevo chiedere appunto chi proviene da fuori regione. Sicuramente lei ha già risposto. È possibile partecipare con il Lazio?
Non ho capito bene, ho sentito un po' avattato. Dice, se può partecipare fuori Lazio, diciamo, non essendo residenti sì, allora se state in una regione che fa corsi autonomi, potete seguire i corsi di quella regione, però nessuno vi vieta di seguire il nostro, ecco, non è un problema. No, dicevo per gli esami è possibile partecipare con il Lazio? No, gli esami vanno fatti presso gli ispettorati provinciali della regione di residenza. Ma c'è una data per gli esami di fine giugno? Allora, per fine giugno, per presentare la domanda d'esame c'è tempo fino al 30, fine maggio. Normalmente viene stabilita una data di esame che è intorno al 20 giugno, eccolo, questo varia di anno in anno in base all'ispettorato. Quest'anno prevediamo che siamo tanti, cioè saranno parecchie le persone che faranno la prima sessione d'esame, quindi molto probabilmente ci sarà più di una data, scaglioneranno in 2 o 3 giorni l'esame. Speriamo bene, perché io il 27 non ci sono. Il 27 di giugno non ci sono, purtroppo. Speriamo. Questo però dipende, dipende dall'ispettorato. Certo, va bene, dai. Speriamo, dai. Avanti un altro. Ok, allora c'è Luigi Puglisi. Puglisi. No, buonanotte Roberto. Buonanotte. Luigi Puglisi, c'è il microfono spento. Luigi? Non lo sentiamo, c'è il microfono spento. Poi passiamo oltre, poi casomai. Sente? Ah, ecco. Okay. Chiedo scusa, io non sono riuscito a sentire la password che dobbiamo mettere all'inizio poi cambiarla. Dovete mettere l'email è quella che mi avete indicato. Perfetto. In senza mai sentire, perché qualcuno visto che ha messo. Okay. E la password è tutto minuscolo, però al posto della O c'è lo 0. Perfetto, ho capito, grazie. Dopodiché vi chiede di cambiarla, perché quella è la password. Sì, perfetto, ok, mi era sfuggito un passaggio, grazie. Ok. Allora io direi andare avanti velocemente. Non si è capita la password. Password, proprio scritto password, però invece della O, della O di password, è lo 0. Ah, ok, posso lo così, zero. Grazie. Poi, vabbè, comunque vi mando domani per email l'istruzione, insomma. Allora, c'è Antonia. Avanti, Antonia, buonasera. Buonasera. Allora, io volevo sapere una cosa. Siccome io sono di Palermo, sì. Quindi in questo caso mi devo rivolgere a Palermo. E quindi come faccio io a contattarvi? Devo telefonare o devo andare da di persona? Cosa devo fare? Ti mettiamo in contatto noi. Se vuoi fare il corso che fanno a Palermo, ti mettiamo in contatto noi. No, vabbè, posso farlo anche con voi il corso, però per capire quando loro fanno gli esami, mia domanda. Sì, perché voi li fate, diciamo, a fine giugno, io per sapere quando li fa Palermo. Ah, quando li fa Palermo, questo ti teniamo informata quando ci sono. Sì, è questo il discorso, okay. No, che c'entra? Io ho cominciato con voi, sto seguendo voi, non mi sembra, corretto fare una cosa del genere. Non è un problema, siamo sempre Aris, ma alla fine il problema mio è per capire quando li fa a Palermo. Ok, va bene, ti facciamo grazie. Sapere. Okay. Ok, allora c'è Walter Enolap. Buonasera a tutti. La mia domanda era riferita soltanto a una curiosità per l'esame, perché sapevo che si faceva in presenza, invece da quello che ho capito si fa online. Me lo spiega meglio. Tu sei nel Lazio? Sì. Mi è giunta voce che l'anno scorso qualcosa hanno fatto in presenza, però ecco, no, se l'esame è in presenza, scusa. Cioè, l'esame è in presenza presso gli ispettorati, ma con quizza risposta multipla. Cioè, è stato per un anno, in epoca Covid, è stato fatto online l'esame con delle domande orali.
ma dall'anno scorso è in presenza con Quiz. Quiz va risposta bene, grazie. Grazie. Allora c'è Amedeo Stella. Sì, buonasera a tutti e mi rivolgo soprattutto a Mariano e a Stefano. Chiaramente io mi trovo a Civecchia, quindi mi trovo nel Lazio e ho ben due domande, se possibile, quindi non una, due domande. Allora, la prima volevo sapere innanzitutto, chiaramente per quanto riguarda l'esame, si è detto che sarà verso fine novembre, giugno oppure a novembre, però siccome io sono studente universitario, più precisamente studio ingegneria elettronica, quindi comunque sto sempre nel campo, purtroppo avrò la sessione d'esami in quel periodo, quindi di solito il Ministero, quando istituisce le date, quanto prima lo fa sapere? Lo so che è una cosa variabile, però magari, non so, rispetto agli anni passati si riesce a sapere se magari danno le date verso maggio o inizio giugno? Guarda, questo è un problema che c'è stato in alcune regioni l'anno scorso, cioè che la data per l'esame per la patente radio coincideva con altri esami scolastici. Certo. Sicuramente mandiamo una nota all'ispettorato chiedendo che gli esami non coincidano con gli esami, anche perché ti dico, noi abbiamo anche un gruppo di ragazzi che all'istituto tecnico, che loro, anche loro hanno esami e altre cose, per cui certo, cercheremo di farlo fare non in date d'esame, insomma. Va probabilmente bene, grazie mille. E l'altra domanda invece era inerente, diciamo, al recupero, tra virgolette, che verrà istituito prossimamente, o meglio, quando una persona magari non capisce un determinato argomento, tralasciando proprio la chat, verranno istituite comunque delle giornate in cui ci si può vedere in presenza? Parlo chiaramente per noi di Civecchia, che siamo ragazzi. Allora, a tutti quanti indicheremo quelli che sono i riferimenti in presenza, no? Perché sono le sezioni aree più vicine con i tutor che seguiranno queste persone. Qua a Civitavecchia, che mi pare che se siete in 8 o 9, adesso non mi ricordo, sicuramente vi seguiamo io, Stefano Loru e altre 3-4 persone che sono a Civitavecchia, a Rialto Lazio, insomma. Quindi le sezioni di riferimento sono quelle. Sicuramente ti indicheremo poi alle persone interessate dove potersi incontrare. Va bene, grazie mille. C'era un collega che chiedeva se provvediamo noi all'iscrizione o se ognuno deve provvedere per conto suo. L'iscrizione è personale. Quindi l'iscrizione agli esami? Agli esami, no? La domanda di esame è personale. La domanda di esame è personale, quindi dovete provvedere in maniera autonoma. Poi naturalmente si approssimerà il periodo, vi daremo tutto il supporto e tutto l'aiuto per poterla realizzare. Sì, perché poi ultimamente sono state informatizzate molte procedure, cioè fino all'anno scorso si mandava la domanda per PEC oppure per posta raccomandata, adesso invece c'è un portale proprio del Ministero dove si chiedono appunto si richiede la possibilità di fare gli esami, insomma. Comunque nelle attività di tutoraggio, poi se ho la possibilità e spende due parole, dopo aver passato comunque la parola ad Alessandro che ha alzato la mano. Alessandro, poi volevo dire una cosa rispetto al tutoraggio. Vediamo se mi ascoltate innanzitutto. Sì, sì. No, solo una precisazione, ma a beneficio in particolare dei colleghi della Sardegna, perché come viene organizzato l'esame? Fino a qualche tempo fa l'esistenza della doppia sessione annuale era, diciamo, normativizzata, c'era un provvedimento, ora non ricordo rango se fosse quale fosse esattamente, però di fatto su base nazionale era disposto che venissero fatte due sessioni di esame. La materia è stata sostanzialmente rinormata dopo la fase emergenziale Covid. Col Covid fu disposta la sospensione degli esami in presenza e furono fatti per un paio d'anni online. Esiste un provvedimento ce l'ho qui sotto, decreto direttoriale del febbraio 23, credo che verrà ritirato negli stessi termini, laddove venga ritirato, che di fatto lascia
margine ai singoli ispettorati di individuare il calendario, cioè dire i singoli ispettorati territoriali entro il 30 aprile di ogni anno indicheranno il calendario degli esami. Ora, l'esperienza del 2023 è stata che l'esistenza di una o due sessioni è conseguita al numero, alla contezza del numero di persone interessate agli esami, cioè dire laddove gli ispettorati hanno avuto sentore o notizia dell'esistenza di un numero consistente di soggetti interessati hanno tenuto ferme le due sessioni. Gli ispettorati che hanno avuto il sentore di non avere molti iscritti ne hanno fatta solo una. Quindi il concetto è soprattutto l'indicazione rivolta soprattutto ai colleghi della Sardegna, è quella di mandare la domanda prima possibile, perché nel momento in cui quell'ispettorato riceverà un numero consistente di domande, magari poi facciamo interesse anche ai colleghi del Comitato Regionale Sardegna, magari saranno più ben disposti rispetto alla istituzione di una sessione anche per il mese di anche per giugno. Se c'è qualcuno dell'Abruzzo, credo in Abruzzo hanno seguito il calendario laziale, perché l'ispettorato è comune, quindi sono due sessioni. Delle altre regioni non ho notizia, però l'indicazione che darei a tutti, premesso che il corso porrà tutti in condizioni di fare l'esame alla prima sessione utile, è quella di mandare la domanda non prima della scadenza che noi immaginiamo maggio, ma addirittura mandarla direttamente ad aprile. L'altra cosa che mi viene in mente per le date, se posto già quest'anno il problema della coincidenza con alcuni esami, noi come comitato regionale ci faremo carico di sensibilizzare il locale ispettorato territoriale per fare in modo che almeno nel Lazio la sessione non ricada con gli iscritti dell'esame di maturità. Poi su altre questioni non mi viene in mente. Dico l'ultima: se esistessero candidati con certificate disabilità in apprendimento, quei soggetti possono chiedere di fare l'esame non in forma scritta ma in forma orale, sulla base di alcune domande che gli verranno poste. E poi comunicheremo a tutti quanti anche il provvedimento che concede questa possibilità. A te, Mariana. Erano iscritti ancora tre persone che già sono intervenute e volevo sapere se erano rimaste con la mano alzata oppure se c'avevano altre informazioni. Allora, la prima è Gennaro Muoio, che mi risulta ancora con la mano alzata. Ok, le chiedo scusa, ma è un problema più che altro personale. Avendo problemi motori, come lo devo comportare per la domanda? Devi accendere. Ecco, se hai problemi motori, sono certificati, ti fanno esame a casa. Cioè, sostanzialmente si richiede la possibilità di fare l'esame presso il tuo domicilio. La data d'esame a quel punto sarà diversa da quella di esame del normale fatto in presenza. C'è stato un caso nella scorsa a novembre che un ragazzo che aveva problemi di disabilità è stato gli esami sono andati a casa a farglielo qualche giorno prima dell'esame ufficiale, insomma. No, essendo disabile al 100%. Ah, vabbè, sì, cioè nel senso se è documentato non c'è nessun problema. Insomma. La ringrazio. Sì, cioè, vengono a casa tua, insomma. Ok, grazie. Prego. Ok, c'è Antonio Panella. Mi sa che è rimasto con la mano alzata. No, Antonio, c'hai il microfono chiuso. Buonasera, mi sentite adesso? Sì, ok. Grazie, buonasera e grazie della disponibilità. Gentilmente volevo sapere, il materiale didattico, quindi PDF, slide o materiale per studiare, verranno poi messe nell'area personale di ognuno o saranno sempre riferiti sul portale ARI? Grazie mille, buona serata a tutti. Sì, no, vengono messi nel portale a disposizione di tutti gli iscritti al corso. Cioè tutti quelli che stanno entrate con la modalità che vi ho detto, avete a disposizione la registrazione della lezione e tutto il materiale che viene messo a disposizione.
cioè, non è individuale, ma l'accesso è individuale, poi voi lo potete salvare come vi pare. Vediamo se in altre regioni l'hanno fatto, noi pensavamo di no, sia addirittura subordinare un po' il passaggio a elezioni successive dopo un controllo dell'apprendimento, però non credo che lo faremo noi, insomma. Cioè, quindi sarà un materiale comune, quiz comuni, PDF comuni, che comunque ognuno avrà l'accesso personale, insomma. Allora, c'è rimasto con la mano alzata Luigi Puglisi. No, no, scusi, mi era rimasta alzata, grazie. Okay. Carlo Negri, allora, mi pare, no? Sì, l'ho alzata adesso, sì. Grazie. La domanda è molto semplice. Ci si può iscrivere al vostro Radio Club Lazio se si è residenti in un'altra regione? Sì. Cioè, nel senso, normalmente si tende a... adesso l'iscrizione ai Radio Club è diventata a livello nazionale, però proprio per la concomitanza dei corsi c'è questa possibilità di potersi iscrivere alla sezione che fa il corso. Logicamente, quando poi uno diventa effettivamente radioamatore, o anche se prosegue come Radio Club, c'è bisogno del parere favorevole del presidente del comitato regionale della regione d'appartenenza, ma non ci stanno problemi. Se uno decide di iscriversi a una qualsiasi sezione del qualsiasi sezione d'Italia, lo può fare, insomma, ci saranno dei pareri, ma è una formalità. Ok, grazie. Bene. Alessandro Bruzzese. Sì, buonasera, salve. Allora, io più che una domanda volevo chiedere più che altro una conferma, nel senso, adesso sono a Civitavecchia, sono originario di qui, ma a fine mese, inizio mese prossimo, andrò a trasferirmi in Toscana per lavoro. Mm-hmm. L'esame poi, ovviamente, quindi dovrò andare a farlo lì nella regione toscana, giusto? No, se tu sei residente nel Lazio, lo fai nel Lazio, devi andare al MISE del Lazio. Un attimo, dipende dal... Cioè, Alessandro, conta il momento in cui tu cambi la residenza. Quindi se tu nel giorno in cui presenti la domanda per l'esame, sì, dici altrove, la domanda la devi fare in un altro ispettorato territoriale. Quindi se la tua, diciamo, condizione è quella che ti porterà a modificare la residenza di qui a un certo tempo e volessi fare l'esame a Roma, presenta la domanda prima di spostare la residenza, anche adesso. Sì, io ho capito che lui cambiava il domicilio, era come l'altro caso, che era residenza in Sardegna ma domiciliato a Roma. Cioè, se cambi il domicilio conta la residenza alla fine. No, purtroppo mi chiedono di cambiare residenza, per cui dovrò fare domanda di là. Perfetto, vi ringrazio. No, non devi fare domanda di là, devi fare domanda subito nel Lazio. Sì, puoi mandare la domanda prima del passaggio, sì, il passaggio di residenza, puoi mandare nel Lazio, sì. Però ecco, calcola che cambierà il nominativo, cioè allora se tu sei residente in Toscana, nel Lazio farai un nominativo. Cosa? Dico, fagli prendere la patente prima del nominativo. La patente sì, giusto. Il nominativo è un'altra cosa, la patente non c'ha nominativo, insomma, giusto. Ok. Perfetto, vi ringrazio. Allora, c'è Luca Iacono. Sì, buonasera a tutti. Domanda in merito alla richiesta di nominativo e... ovviamente all'autorizzazione per la stazione. Mi domandavo se il nominativo immagino sia necessario, anche se volessi operare con un portatile, quindi per intenderci 50 euro per i 10 anni sono necessari anche per l'utilizzo di un portatile, oppure quello si intende stazione fissa? No, la stazione è anche il portatile. Cioè, nel momento che tu utilizzi un apparato radioamatoriale autonomamente, cioè non utilizzi un apparato sotto la supervisione di un altro radioamatore, hai necessità di avere la tua autorizzazione. Ma io no, la possiamo, intervengo a piedi pari, la possiamo pure dire in un altro modo, perché non si può girare col portatile in grado di trasmettere se non essendo in possesso dell'autorizzazione generale
all'impianto e all'esercizio di stazione di radioamatore. Questo al di là della facilità d'acquisto, diciamo, del prodotto. Sì, perfetto, perfetto, tutto chiaro. Volevo aggiungere anche una cosa, cioè la questione del nominativo non è una questione banale. La questione del nominativo vi individua come stazione radio unica al mondo. Cioè non ci sta in tutto il mondo un'altra persona che avrà un nominativo uguale al vostro. Quindi questa cosa è una cosa che vi identifica, non identifica soltanto i radioamatori, identifica le navi, identifica i mezzi, gli aerei, identifica alcuni mezzi radiomobili. Cioè la questione del nominativo e dell'autorizzazione non è una questione secondaria, è una questione principale, perché attraverso il nominativo è possibile identificare la stazione e questa identificazione è un'identificazione univoca a livello mondiale. Quindi se voi sarete IU0 qualche cosa, di U0 qualche cosa ci sarete soltanto voi, e questa è una questione non banale anche dal punto di vista regolatorio. Detto questo, spendo soltanto altri 20 secondi per dirvi una cosa. Io mi chiamo Luciano Blasi, sono il presidente della sezione Ari di Roma. Noi come sezione Ari di Roma, siccome molte delle persone che si sono iscritte al corso insistono sul territorio della sezione, abbiamo creato un team di 4 tutor che sono persone a vostra disposizione per approfondimenti o per chiarimenti nel momento in cui si svolge il corso. Dobbiamo metterci d'accordo, poi lo faremo anche con Mariano e con i formatori, per le modalità con le quali, insomma, le classiche regole di ingaggio per poter poi svolgere questa attività di tutoraggio. Quindi non sarete soli e abbandonati durante la fase di formazione, perché tutte le sezioni si organizzeranno in maniera tale da potervi fornire tutto il supporto del quale avrete bisogno. Quindi detto questo, io vi posso soltanto augurare buon lavoro e ripasso la parola a Mariano. Sì, ok. C'era Vincenzo che aveva alzato la mano. Sì, buonasera. Volevo fare una domanda riguardo la zona di Latina, chi era il tutor, se ci sta il tutor o no. Sì, no, zona Latina ci stanno dei tutor, adesso poi te li manderemo i contatti, sì, sicuramente. Vincenzo, so che Roberto qua dalla zona di Aprilia ci farà sapere poi, diciamo, più avanti, almeno questo è quello che mi ha detto in questi giorni, quindi non credo ci siano grossi problemi, Vincenzo. No, grazie. Sicuramente. Giuseppe Usina. Sì, giusto un chiarimento al volo, quindi patente nominativo, stazione radio, che poi potrebbe anche essere portatile, giusto? Sì. Quindi se io ipoteticamente dalla Sardegna vengo nel Lazio, posso trasmettere anche nel Lazio oppure no? Punto di domanda. Sì, puoi trasmettere in tutto il territorio italiano, ma addirittura in tutto il territorio europeo internazionale che ha accordi di... cioè la licenza non è una licenza italiana, è una licenza internazionale. Cioè se gli altri paesi aderiscono agli accordi internazionali, tu puoi trasmettere in qualsiasi parte del mondo con il tuo nominativo. Ok, perfetto. Quindi diciamo ipoteticamente, se uno non vuole spendere grosse cifre per una stazione base a casa, mettiamola così, all'inizio può utilizzare una portatile e impratichirsi meglio. Sì, cioè, poi vabbè, diciamo che durante il corso, durante il tutoraggio, ti rendi conto che sono cose completamente diverse, insomma, però va bene, insomma, sì. Perfetto, cioè, dai.
strada facendo avremo modo da discutere. D'accordo, ok. C'è ancora Puglisi? Fabio Biovi. Okay. Buonasera a tutti. Io avevo una domanda per il presidente Luciano Blasi della sezione Ari di Roma. E volevo cogliere l'occasione per fare questa domanda. Io sono un ragazzo, sto in carrozzina. La sezione Ari di Roma, e per accedere ci sono barriere architettoniche, ci sono scalini, cose particolari, cose strane che non riesco a superare in carrozzina, oppure è tutta in piano e posso stare tranquillo? Allora, per la sezione di Roma, la sezione di Roma sta sul piano stradale e non ci sono barriere architettoniche, quindi se vuoi venire direttamente in sezione non c'è nessun tipo di problema. Ok, favoloso, grazie infinite, grazie davvero, gentilissimo. Ok, ci sono delle persone che potrebbero essere seguite da Stefano Dell'Uomo, che sono vicino a dove lui risiede attualmente. Stefano, ci sei? Posso dire una cosa? Perché affermativo. Scusa Stefano, un attimo soltanto, volevo dire una cosa a Fabio. Oh Fabio, noi non è che siamo aperti tutti i giorni, se tu vai sul sito www.ariroma.it, sulla colonna di destra c'è il calendario delle aperture, quindi prima di fare un viaggio a voto naturalmente verifica che ci sia qualcuno in sezione, perché noi normalmente apriamo due volte a settimana. Io lo do per scontato, ma chi non lo sa è opportuno che vede prima se ci siamo oppure no, tutto qua. Ok, grazie mille della precisazione, grazie ancora. Dicevi Stefano, allora tu sei Varese, no? Mi pare, giusto? Sì, affermativo. Sono in Lombardia, rispondevo, cercavo di dare una mano al collega di Savona, adesso leggo. Certo, non è vicinissimo, tra l'altro noi abbiamo per via delle stazioni marconiane, abbiamo tanti amici fra in Riviera di Levante, fra La Spezia e Rapallo. Però, insomma, voglio dire, non è un grosso problema contattare dei colleghi delle sezioni che sono da quelle parti. Poi se in Lombardia occidentale ci sono io, ecco, mi pare c'erano un paio di iscritti che venivano dal Lago Maggiore, da Saronno, quindi sono in zona mia, diciamo così. Poi io qui insomma tutto il supporto di Ari Varese, quindi insomma si può fare, ecco. Ok. Non so, c'è ancora la mano alzata a Puglisi, adesso non so se... No, mi avete risposto, grazie, scusate. Okay. Grazie. Va bene, allora io penso ci sono altre domande... Di no. Allora, comunque, ecco, da domani sera sarà online, probabilmente anche domani mattina, online la registrazione di questa serata, quindi potete rivedervela, e poi in settimana vi manderò i riferimenti per il tutoraggio, insomma, sostanzialmente per le persone che potrebbero seguirvi durante la settimana. E la prossima lezione sarà lunedì prossimo, con una lezione abbastanza semplice, sarà per cominciare proprio con le basi proprio dei fenomeni elettrici, insomma. Se non ci sono altre cose, interrompo la registrazione e chiudo. Ok? Grazie. Buonanotte a tutti. Buona serata, buonanotte. Alla prossima. Buonanotte a tutti. Grazie. Buonanotte a tutti. Grazie, buonanotte. Grazie, ingegnere. Grazie, buonanotte. Buonanotte a tutti. Grazie. Un saluto.